quindi le assemblee dovranno spiegare quello che è il nostro progetto contrattuale, spiegare che non è un progetto contrattuale che viene regalato a tutti, perché noi il viaggio che abbiamo fatto ieri e oggi su Roma ce l'hanno pagato i nostri iscritti e quindi noi lavoriamo per i nostri iscritti. Se qualcuno che non è iscritto, lo ribadisco, poi qualcuno si arrabbierà, ma non me ne può fregare di meno, deve autorizzarci a parlare per lui e poi vedremo a quali condizioni. Noi lavoriamo per i nostri iscritti perché siamo loro che ci pagano il treno per venire a Roma a parlare con la fisica. Questo, se non è chiaro, lo ritorno a dire anche in altre lingue. Dopodiché qualcuno scrive che ci dobbiamo dimettere tutti, non ho capito perché cosa, e quello scrive qualcuno che non è nemmeno iscritto. Delle volte sorrido anche quando mi raccontano cosa si scrive in giro. E quindi noi ragioniamo, stiamo ragionando e ragioneremo nelle assemblee congressuali per dire ai nostri edicolanti: questo è il progetto che abbiamo in mente, questa è l'idea di costruzione di un percorso che ci porta a dare un minimo di garanzia alla rete di vendita. Per fare questo è necessario mettere in campo delle azioni che sono azioni, e non può essere diversamente, azioni di lotta, ma non solo, azioni che non escludono nulla delle possibilità sindacali che noi possiamo mettere in campo, e questo anche attraverso, se ci riusciamo, un rapporto con la distribuzione locale che non si metta di traverso nelle azioni che noi intendiamo fare da qui andare avanti. E se anche il distributore locale o qualcuno di loro ci dovesse mettere di traverso, se noi vogliamo portare a casa un accordo vero, noi non possiamo guardare in faccia nessuno, dobbiamo costruire un percorso. Poi qualcuno che scrive mi ha anche scritto nella pagina del Sinagi Nazionale che se dicono di no, sciopero a oltranza, poi voglio vedere in quanti lo facciamo e per quanto tempo. Noi dobbiamo mettere in campo tutto, sciopero compreso, perché il contratto si porta a casa solo ed esclusivamente se tutti quanti ci tiriamo sulle maniche e facciamo ciò che di volta in volta verrà indicato. Noi al momento abbiamo un rapporto unitario, sta tenendo, anche se ogni tanto qualcuno scantona, ma no, sta tenendo, e in ogni caso l'alibi del ci siamo tutti o niente è un alibi che non funziona più. Una volta si diceva io chiudo, io faccio, io non faccio quella cosa, io non pago, se però anche il mio vicino lo fa. Il sindacato spesso, non noi, ma in qualche modo qualcuno ha usato questo alibi per non fare delle cose. Il fatto che potremmo non essere tutti a decidere delle iniziative da fare, questo potrà anche succedere, io non escludo nulla, io sto dicendo esattamente quello che può essere uno scenario, che spero non succeda, ma può capitare. Per quello che ci riguarda, noi non guarderemo in faccia a nessuno. Quel progetto che noi abbiamo discusso con i nostri, che abbiamo presentato ufficialmente, che abbiamo dato in mano a distributori locali, che abbiamo scritto sul nostro giornale, abbiamo messo in campo un progetto che secondo noi può dare una salvezza al sistema delle edicole. Noi crediamo in questo progetto e faremo di tutto, da soli, insieme. Non è un problema, noi non ci fermeremo di fronte a nulla. Quindi, come è andata ieri? Ieri è andata così. Abbiamo fatto l'accordo, ci siamo insultati dall'inizio alla fine, perché siccome questi signori della FIERG dicono delle cose e poi dicono il contrario dicendo di non aver detto quelle cose lì, allora questo giochino che facevano con altra gente con noi non funziona. Quindi gli abbiamo spiegato che innanzitutto bisogna essere educati e rispettosi degli altri. Dopodiché abbiamo detto noi siamo disponibili, facciamo questi approfondimenti, chiudiamo velocemente questa parte tecnica e parliamo di soldi. Loro hanno detto noi di soldi non ne abbiamo, abbiamo risposto di fare come è successo sempre in tutte le filiere, che si fanno i conti di quanto costa un prodotto mettendoci tra i costi anche la filiera, dopodiché il prezzo di copertina diventa la somma dei costi più l'utile che il produttore vuole avere.
Questo è il sistema, se vogliono una rete di vendita. Se invece non vogliono una rete di vendita, vabbè, chiudiamo qualsiasi ragionamento, ma se vogliono una rete di vendita, questa rete ha bisogno di avere quei 130 milioni di euro, che sono tanti, ma che si trasformano in 10 centesimi per ogni copia venduta, più 7, 5 più 2 per ogni copia resa, e su questo noi siamo irremovibili, lo abbiamo spiegato in 16 lingue, lo torniamo a dire anche oggi perché tanto so che ci ascoltano, e quindi da qui noi non ci muoviamo. Se qualcuno pensa che un accordo di questo genere si fa in 3 giorni con una federazione di editori spaccata al proprio interno, vuol dire che o in malafede o non ha capito niente. Un accordo di questo genere, che è un accordo epocale, che mette in piedi tutta la filiera con un progetto che vede una sorta di ridiscussione su quelli che sono i margini economici che vanno ridistribuiti dall'editore fino alla filiera, se si pensa che questa cosa qui si possa fare in 3 giorni o una settimana, si è degli illusi. C'è bisogno, uno, di molta pazienza, due, di molto lavoro, tre, soprattutto, del fatto che quando noi chiameremo nelle iniziative che chiamiamo e che sono di lotta i rivenditori, noi abbiamo l'assoluta necessità di una risposta. Poi saranno iniziative in qualche caso nazionali e contemporanee, in qualche altro caso saranno delle guerriglie in sede locale che faremo a macchia di leopardo, lo decideremo insieme nelle assemblee che faremo da partire dal 1 febbraio in poi. Ci sono già alcune province come Modena che hanno già definito la propria assemblea congressuale, e quindi noi in quelle sedi chiariremo in modo dettagliato tutto quanto e chiederemo un impegno preciso anche da parte dei nostri rivenditori, dei nostri iscritti, a seguire le indicazioni che noi di volta in volta daremo per portare a casa il risultato. Bene. Questo è. Bene, mi sembra che lo stampo del tuo intervento, l'impronta, sia stato inequivocabile. Avremo tempo, non so se questa settimana o i primi della prossima, per gli approfondimenti, perché ci sono naturalmente tante cose sulle quali confrontarsi, ma soprattutto sulle quali far confrontare gli edicolanti. L'hai detto tu stesso, la fase congressuale coinciderà necessariamente con la fase di lotta, quindi di apertura e di discussioni con tutto il mondo delle edicole. Io ti ringrazio di questo intervento, anche perché siamo andati oltre il tempo preventivato, quindi evidentemente c'è bisogno di far sapere agli edicolanti per bene che cosa sta accadendo. Sì, l'unica cosa che voglio aggiungere è che tutti quelli che stanno scrivendo, hanno scritto a me, hanno scritto degli altri miei colleghi della segreteria, che non hanno notizie, che volevano già ieri sapere tutto, io vorrei ricordare che a questo mondo la prima cosa da avere davanti è il rispetto degli altri. Certo. Noi avevamo creato un sito, un gruppo su Facebook che si chiama Edicoland, dove noi in tempo reale, quando potevamo ovviamente, io dal treno spesso davo le informazioni sui conti che si facevano, ma siccome questi gruppi vengono utilizzati semplicemente per offendere, insultarsi fra di loro, gli edicolanti stessi, e giocare sempre a massacrare tutto, cioè alla fine la gente non è che siamo dei santi, alla fine si chiude tutto quanto. Mi è stato richiesto di riaprire un gruppo di quel genere, io rispondo che un gruppo di quel genere non lo riaprirò mai probabilmente, perché quando mi dicono che ci sono gruppi che si riferiscono a una persona che è morta e che ognuno può tirare il suo pensiero come vuole, ma tirare in ballo in un gruppo una persona che non c'è più, credo che sia una delle azioni più squallide che si possano fare. Io a questo mi dispiace, so che creerà della nuova polemica, so che qualcuno me ne dirà di tutti i colori, però io non credo che sia giusto usare il nome o le iniziali di una persona che non c'è più, perché nessuno ha, neanche i familiari, nessuno ha il diritto di usare quella sigla per dire che tanto la pensavo come la pensano in quel gruppo lì, cosa che non è vera, non può essere vera, perché ogni pensiero è in movimento, non è mai fermo. Vabbè, ma ognuno, persona, io non so come la pensavo. Ognuno finché nei gruppi su Facebook
succedono queste cose e funziona in questo modo, mi dispiace, ma le informazioni noi le daremo intanto ai nostri iscritti tutte le volte che potremo e nei modi che noi abbiamo al nostro interno. Per il resto ci pensiamo, perché ribadisco che la prima cosa da avere se si vuole creare un dialogo fra persone è quello del rispetto, cosa in questo momento io per questo rispetto non c'è. Su questo la radio è impegnata, faremo in modo appunto di rispettare questo programma già nei prossimi giorni. Giuseppe, ti ringrazio, ti lascio ai tuoi impegni e a risentirci a presto. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Some time to